sta grabando. Grazie.
Sì. Non so se a parte che ci sentiamo così, non c'è, non vediamo quasi nulla, non vediamo nulla. E dunque, iniziamo questa seconda parte con Pasqualino, con Giovanni, poeta. Oggi è una giornata speciale per tutto il congresso, per le persone che sono venute, ma anche perché abbiamo un poeta vivo. Di solito si parla di poeti di 200-300 anni fa e che vengono santificati alla gloria dopo almeno 50-70 anni dalla morte, così gli autori stanno sicuri, insomma. Speriamo di avere un po' di gloria anche un po' prima, senz'altro. Non è facile quella poesia. Però la poesia ti porta lontano, perché questo libro oggi assume delle cose di Pasqualino Giovanni, ti ha portato per i tuoi meriti, e questo ci fa piacere averti. E questo congresso è all'insegna del rapporto tra poesia e musica. Qual è questo rapporto? Che rapporto c'è tra poesia e musica, nella poesia in generale, ma nella tua poesia? Beh, è inutile dirlo, il rapporto tra poesia e musica è un rapporto che si perde nella storia, no? Da Omero, che viene rappresentato come un cantore cieco con la cetra, che si accompagna con la cetra, alla lira, quest'altro strumento. E quindi la poesia e la musica, la poesia nasce proprio insieme alla musica. Quindi il rapporto è in realtà antichissimo e si perde nel tempo. Poi c'è una questione di rapporti, appunto in questo rapporto musica-poesia c'è un rapporto di forza, cioè quale delle due sfere prevale sull'altra. Questo dipende da repertorio a repertorio, per esempio. Se noi consideriamo l'opera lirica, le arie di opera lirica, i lieder, sicuramente l'elemento musicale prevale sull'aspetto poetico, sul testo poetico. Però se andiamo a considerare altri tipi di testo, anche di testo musicato, per esempio se pensiamo a Monteverdi, ai madrigali di Monteverdi, soprattutto della seconda pratica, dove c'era appunto questa esigenza di intelligibilità del testo, no? Tutta la Controriforma prevedeva, esigeva questo. Allora lì, lo dice Monteverdi stesso, è l'orazione, no? Che deve essere padrona, no? Rispetto alla musica. E tuttavia anche all'interno di una stessa composizione possiamo avere momenti diversi, cioè non sono rari i momenti in cui, siccome il testo, dal testo viene fuori un'immagine, un'azione, un movimento, che sia il volo, che sia qualunque cosa, magari ecco la musica in quella situazione attraverso dei virtuosismi non fa altro che accentuare, enfatizzare le immagini che il testo esprime. Quindi il rapporto musica e poesia è un rapporto particolarmente complesso e anche, io direi anche un po' ambiguo, perché quando si parla di musica nella poesia in realtà bisognerebbe fare qualche precisazione, ecco. Quanto ti ha aiutato la tua esperienza musicale, perché sei anche chitarrista, hai un diploma in strumento, questa tua esperienza, questa tua cultura musicale, quanto ti ha aiutato nella poesia? Allora, intanto mi ricollego al discorso che stavo facendo prima. In realtà quando si parla di rapporto di musica nella poesia bisognerebbe stare così, andarci un po' cauti, perché in realtà si parla di aspetti musicali. Nella poesia non c'è la musica come organizzazione di suoni, come appunto avviene veramente nel linguaggio musicale. Abbiamo una struttura, abbiamo un ritmo, abbiamo una musicalità legata ai suoni delle parole, ma non c'è realmente la musica.
Il mio essere musicista mi ha aiutato molto perché mi ha permesso di padroneggiare meglio quegli aspetti musicali che sono contenuti nel testo poetico, quindi l'aspetto metrico, l'aspetto ritmico, l'aspetto legato alla sonorità delle parole. E dalla mia esperienza musicale ho cercato di portare qualche elemento, per esempio nell'ambito della dinamica, nell'ambito della logica, cioè nella musica, che il musicista sa che ci sono delle segnalazioni specifiche, precise per fare le dinamiche del volume, cioè i crescendi o i diminuendi. Oppure, siccome la musica ha un tempo che non è un tempo assoluto, il 4/4 è un tempo in realtà relativo, tant'è che ogni direttore d'orchestra, ogni interprete può decidere a quale velocità poi realizzare quel 4/4. Quindi dalla musica ho cercato di tirare fuori e di portare nella poesia degli elementi diagogica, cioè tutti quegli elementi che permettono i rallentati, i rubati, gli accelerati, ecco, tutti questi elementi qui. Ovviamente io non uso una notazione precisa, specifica, ma lo faccio attraverso una particolare disposizione dei versi. La tua poesia rispetto alla poesia del passato, la metrica, come si inserisce oggi nella contemporaneità? Allora, rispetto alla questione del linguaggio della poesia del Novecento italiano, per esempio, c'è stato un gran dire rispetto al fatto che la poesia del Novecento in Italia, da Ungaretti, Montale e Ungaretti in particolare, che abbiano spazzato via, diciamo, tutta quella che era la metrica tradizionale, che abbiano creato una rottura con quella che è la poesia con gli schemi metrici tradizionali. In realtà, a ben vedere, le cose non stanno propriamente così. Se noi andiamo a guardare delle composizioni tra le più conosciute di Montale, Ungaretti, Quasimodo, noi possiamo trovare intanto dei versi tipici della letteratura italiana. Anche lo stesso "Mi illumino d'immenso" in realtà è un settenario spezzato, "Mi illumino d'immenso", e quindi già ha una metrica ben precisa che noi ritroveremo in Ungaretti. Anche la poesia "Solitati": "Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie". E in realtà questi quattro versi, se noi li andiamo a leggere, accoppiati a due, sono due settenari. "Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie". Ecco, ci sono tutte le figure retoriche della poesia tradizionale. "Mi illumino d'immenso" è una grande sinestesia. Abbiamo questo elemento visivo, no? Questa grande luce, questa luminosità come quella che abbiamo noi adesso, e abbiamo, ecco, l'immensità ce l'abbiamo anche noi adesso, questo senso di infinito che un po' non vediamo niente, è un po' strano. Ecco, "mi illumino d'immenso", cioè questo passaggio in due sole parole praticamente, tranne preposizione di e questa particella "mi", abbiamo un concentrato ma di tutto quello che è la poesia tradizionale. In fondo lo stesso gioco sulle stesse lettere, la I, la L, la M, la N, la O, "mi illumino d'immenso", prevalgono le stesse consonanti che casualmente forse sono poi in ordine nel nostro alfabeto, I, L, M, N, O. Ma se noi andiamo ad analizzare questa brevissima poesia di Ungaretti, che purtroppo a scuola viene fatta passare come la poesia che sconquassa tutto e manda a casa
tutto il sapere della metrica tradizionale, ci accorgiamo invece che non è così. Per esempio, se noi guardiamo, basterebbe. Lasciamo qualche minuto alla fine per le domande da parte del pubblico, è un'occasione da non sprecare per rivolgerci direttamente a un poeta. E le poesie di Pasqualino con Giovanni, così amare e così carico di ricordi, di una terra amatissima e sofferta, mi fanno capire l'anima nascosta della Calabria, la sua antica civiltà e anche il mal vivere che ogni tanto si manifesta. A dire e a scrivere queste parole è stato Mario di Bonisterna. Pensate, è un piacere averti qui oggi, sentirti parlare, a me fa molto piacere, oltre all'amicizia, averti qui e sentirti parlare di poesia. E volevo chiederti, quali sono gli aspetti musicali che possiamo vedere e realizzare nella tua poesia? E poi lasciamo le domande al pubblico. Sì. Allora, ovviamente devo fare qualche esempio perché altrimenti non è possibile. Possiamo leggere su delle cose? Sì, possiamo leggere su. A sud delle cose. In silenzio torniamo, dove il mare in inverno ha colori sporchi di sabbia e di sale, e onde schiumose che opacizzano occhiali mosse da un vento d'Africa saturo di polvere. Dai finestrini giungiamo a sud, dove una madre consuma ad un focolare la sua gioventù, ed un bimbo piange al suono lento e grave delle campane. Dove le preghiere sono lunghi mormorii avvolti in scialli neri, dove la vita è silenzio e la morte una colpa, dove il sorriso è il peccato di una ruga ed il pianto gocce di sudore nei campi. Così torniamo a sud delle cose, dove l'amore è muto e si dà solo ai santi. Morte di un contadino, sudati anni, sputi nelle mani, giacche assolate, stanche, saluti con cappelli di polverosa umiltà. Oggi, rasato dal barbiere, in un bellissimo abito nuovo. Poesia, prima parlavo della logica, cioè di questo voler introdurre nella poesia degli elementi di rallentato, pur mantenendo magari gli elementi della metrica. Gli elementi della metrica corrispondono più o meno a quello che in musica è la misura della battuta, del tempo che è uguale, che si ripete. Però a volte in musica noi abbiamo bisogno di rallentare, di fare un tenuto, no? Oppure
un finale quasi morendo, no? Ecco, in poesia questo io ho provato a riportare ciò che ho imparato in musica e lo faccio attraverso la scansione delle parole e la distribuzione dei versi sulla pagina. Apparentemente chi vede la mia poesia vede una verticalità di scrittura e può pensare che ci sia un'intenzione di ci sia una poesia di tipo visiva. In realtà solo raramente ho voluto dare forza alla suggestione della parola così isolata sulla pagina. Quasi sempre la mia intenzione è quella di creare una partitura musicale che il lettore e quindi poi anche l'ascoltatore possa seguire. Per esempio questo finale di questa poesia in un bellissimo abito nuovo, cioè volutamente le parole vengono staccate non solo per conferirgli quel peso, per conferirgli il valore, anche la drammaticità necessaria, ma anche proprio per dare un'indicazione di interpretazione, di lettura, come se fosse una partitura. Potrei farvi un esempio con un'altra poesia durissima, se volete ve la leggo. Il titolo è Litania Meridionale. Nel nome del padre, tre pallate, ed il carabiniere ricalca la sagoma. Del figlio, tre colpi di arma da fuoco, scrive il maresciallo. E dello Spirito Santo, mormora il prete. Amen, il becchino che attende impalato. Domani sarà scritto sui muri e la gente di corsa a comprare il giornale. Ma anche stavolta non è stato nessuno. È una poesia che parla di uno dei problemi più dolorosi della mia terra, che è quello della mafia e delle morti di mafia. E per scriverla in questo caso ho voluto utilizzare una tecnica musicale che è quella del contrappunto, della polifonia o del contrappunto meglio. Perché in poesia, mentre in musica noi riusciamo a far sentire diverse voci contemporaneamente, simultaneamente, in poesia questo non è possibile perché il testo procede, è soltanto una voce che si può ascoltare, no? Soprattutto con la lettura. Allora questa poesia l'ho voluta scrivere così, ci sono i diversi personaggi che parlano ognuno con la propria cadenza, con il proprio ritmo, ognuno ha il proprio, la propria velocità anche, il prete sta facendo appunto una litania, è qualcosa che fa quasi meccanicamente diciamo, ecco, non c'è tutta questa partecipazione e in questa lentezza di questa litania nel nome del padre è così lenta che si riescono ad inserire le voci degli altri personaggi che sono il carabiniere che utilizza un altro linguaggio, un linguaggio più diretto, no? Dice tre pallate, cioè tre colpi di e compie il gesto di ricalcare la sagoma e il maresciallo invece che sta redigendo un verbale allora utilizza, trasforma subito questo tre pallate in tre colpi di arma da fuoco. E c'è il becchino che è lì, che sta aspettando, non vede l'ora che tutto questo purtroppo finisca e che frettolosamente chiude, no, con un amen senza nessuna partecipazione. A questo segue, e finisce questa scena, segue poi quello che avviene in genere nel paese, nei paesi. Se ne parla, ci si chiede, ci si domanda, c'è un gran parlare e quindi è come se ci fosse un'azione corale di un popolo intero, ecco il coro, l'altro elemento importante, un altro elemento musicale, al quale purtroppo fa seguito un silenzio assordante, che è il silenzio dell'omertà. Ed è un silenzio che nella poesia appunto non viene nemmeno citato. A questa poesia segue un'altra poesia, che è la conseguenza, è la successione di questa poesia, si chiama Morte Meridionale. E le pecore intanto sono tornate da sole,
ci sono tutte all'ovile, manca solo il pastore che è lì, steso, sdraiato, morto ammazzato, morto di morte meridionale. Ecco, questa è una poesia scritta in metrica, dall'inizio alla fine, no? E gli ultimi tre versi è un concentrato non solo delle stesse sonorità aspre, dure, consonantiche, dove prevale la M di morte, di meridione, il gruppo RT, la morto ammazzato, la morte, morte meridionale, cioè in due versi sono occupati tutti da questo concetto. Morto di morte e poi un verso soltanto che da solo riesce ad occupare metricamente il verso, no? E le pecore intanto, sono tutti dei settenari questi, sono tornate da sole e alla fine ci sono tutte all'ovile, manca solo il pastore, alla fine addirittura un verso, un settenario è costituito dalla sola parola meridionale, meridionale. Ecco, c'è questo tipo di lavoro qui, ecco la musica in che modo entra nella scrittura della mia poesia. Avere consapevolezza di quali sono gli strumenti musicali ovviamente aiuta, ma questo lo diceva anche Eliot, diceva che sicuramente studiare musica potrebbe giovare molto ad un poeta, perché anche Montale è un musicista in realtà, ha studiato canto lirico, avrebbe dovuto intraprendere questa carriera, è stato un critico musicale. Se noi guardiamo gli stessi titoli delle composizioni, gli stessi Ossi di Seppia si aprono con delle poesie, movimenti, e hanno dei titoli che sono chiaramente dei titoli di composizioni musicali. E quindi Eliot dice non solo studiare musica può ed è utilissimo ad un poeta, ma anche, invertendo i ruoli, anche studiare poesia ad un cantante o ad un compositore è utilissimo per poter interpretare al meglio un testo, un madrigale, un testo di Petrarca, di Tasso, eccetera, oppure poter mettere in musica adeguatamente, no, partendo da un testo poetico, poter dare vita ad una composizione musicale del tutto nuova. Noi abbiamo l'abitudine di dividere, analizzare, quindi la musica è una cosa, la poesia è un'altra, la letteratura, non ci rendiamo conto che invece c'è un'unione tra le arti. Adesso vorremmo sapere se ci sono domande da parte del pubblico, vi chiamiamo in causa, perché anche il bello è creare un dialogo, non essere un monologo tra noi e voi, ma un dialogo, quindi non vediamo molto bene, mi dovrò spostare da questa posizione perché non riesco a vedere nulla. E adesso è meglio. Ci sono domande da fare a Pasqualino Bongiovanni? Lo so che è un momento di imbarazzo adesso, cioè dover parlare non è sempre facile, chissà se la mia domanda è interessante o no, però no, è un'occasione un po' unica, poi lui tornerà in Italia, quindi non lo rivedremo per un bel po' di tempo. Qualche domanda? È tutto chiaro? Tutto chiaro. Io solo, tanto per dire qualcosa, io vorrei, ha iniziato con dei versi di Ungaretti, dei quali hai fatto una interpretazione che mi è sembrata veramente molto molto interessante. E invece poi, sentendo la prima poesia che hai letto, Al sud delle cose, sentivo Montale. E poi hai anche fatto cenno a Montale, ma ti volevo chiedere che rapporto senti tu con Montale, perché io ho sentito qualcosa che mi risultava molto montaliano, probabilmente poi andava un po' più in là, sì, ma in diversi. Allora, questi autori ovviamente